Anche su questo, diciamo, supporto, il disegno è molto approssimativo, non c'è nemmeno un datum, non c'è l'interasse delle spine, dei fori, le ferritature non sono rappresentate così, ma devono essere rappresentate in modo differente, ok, secondo la normativa, lì non c'è l'interasse delle spine, dei fori, che comunque è meglio quotarli qua, non quotarli qua, perché comunque ognuna avrà la sua tolleranza specifica, ok? E dunque io farei su due diametri, anche se i diametri sono uguali, però le tolleranze specifiche sono diverse. E poi, insomma, è da completare questo disegno qua, è da completare. A mio avviso questo 2x, anche qui ci va una tolleranza specifica sul diametro 4. Vabbè, è inutile anche mettere 2x, già tanto lo vedo dalla vista in alto, lo vedo che, ecco, a mio avviso è da completare, naturalmente per obbligatorietà, cioè nel senso ci sono degli smussi particolari sia in entrata che in uscita, almeno da un lato ci vuole qua, ok? Almeno da un lato ci vuole, perché quelle plain bearing hanno bisogno di per non rovinarle, di uno smusso particolare, e andiamo a vedere. Ecco, e poi diciamo, insomma, questa rugosità è vecchia, ok? Ripeto, sono 30 anni o se non di più che non c'è più. A questo punto facciamo la seconda norma attuale, al di là che con norma attuale in solido non c'è quella attualissima, diciamo, comunque qui si tira una riga, si mette l'indice di rugosità. Perché si mette l'indice di rugosità? Perché ci sono diversi indici di rugosità. Se un disegno poi va all'estero, a questo punto o chiamano o ti fanno con il loro indice di rugosità che usano più spesso. A questo punto potrebbe essere differente. Per esempio, i tedeschi non usano più l'RA, ma molti disegni sono in RZ e sono indici completamente differenti. Questo porterebbe a dei risultati completamente differenti. Dunque, l'indice di rugosità ci va. Ok? Ci va. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.